per Cervigno, ma tu Cervigno per il Alessandro Florenzi, cuore di nonna. L'attaccante giallorosso segna su assist di Gervinho il 2-0 Roma contro il Cagliari e va direttamente dal campo alla tribuna per ricevere l'abbraccio di nonna Aurora, 82 anni, venuta per la prima volta sugli spalti dell'Olimpico. Un'emozione unica che ha stregato l'Italia intera e che ha ricordato un gesto simile fatto proprio all'Olimpico da un altro romanista, Fabio Simplisio, dopo il gol al Napoli di 2 annate fa. In quell'occasione fu una corsa per difiato per raggiungere in tribuna il bacio della moglie e dei figli. Senza voler peccare di buonismo, è evidente che istantanee come quelle di Florenzi con la nonna fanno ritornare per un attimo il calcio a quei valori di vita che troppe volte sembrano venire meno, assistendo increduli agli atti scellerati di pseudotifosi dentro e fuori gli stadi. Una lezione data da Florenzi al calcio intero, compresi i suoi colleghi calciatori, molti dei quali da anni tra gel, Facebook e Twitter non hanno fatto altro che dare esempi tutt'altro che educativi ai loro fan, la maggior parte bambini. Che dall'esultanza di sabato siano scattati poi giallo e multa poco importa, d'altronde ci sono cose che non hanno prezzo.